italiana e passano adesso. Vanno presi a parlare con l'Ottola. Gli accordi con la Cina vanno fatti adesso. Va offerta un'alternativa possibile al lento degrado della parte tirrenica, trattato bloccata, terzo valico, gronda e ponte, si sposta di qua. E noi abbiamo i titoli istituzionali per giocarlo questo ruolo, istituzionali, ma non lo facciamo. Però la stessa cosa che avviene lì, che sta avvenendo nell'integrazione Cina-Europa, sta avvenendo l'integrazione Cina-Africa subsahariana. 3-4 settembre avete visto questo grande accordo con 50 capi di Stato africani a Pechino, che non è nata lì, è la seconda riunione, la prima è stata fatta 2 anni fa a Johannesburg. Perché che cosa è avvenuto lì? Perché se no uno racconta il buono, il diavolo e l'angelo, altro che angelo. La Cina negli ultimi anni ha sfruttato in maniera vergognosa tutto il cono sur orientale dell'Africa, tutta l'Africa orientale. L'ha devastata dal punto di vista dell'ambiente, delle materie prime e dell'inquinamento. Adesso, come chi ha inquinato, si presentano con il camice dei dottori per guarire. Sono sempre loro. Prima ti ho inquinato, adesso risano. E il progetto che ho messo in campo con 60 miliardi di dollari per 3 anni è un progetto di grande risanamento in tutta l'Africa subsahariana, perché quello shock di Trump ha abbandonato anche l'Africa dalla parte occidentale africana, del Sud Africa, perché c'era di qua la Cina e di là gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti l'hanno abbandonato e la Cina si candida a coprire tutta l'area della subsahariana con un grande progetto infrastrutturale, medico e ambientale, di risanamento e di sviluppo. E siccome non perdono tempo, anche perché chi perde tempo come i pesci non li prende, in questo grande accordo realizzato il 3-4 settembre su questi tre grandi capitoli, uno era anche quello drammatico delle condizioni di vita delle popolazioni africane, motivo per cui poi scappano, ce le troviamo in Libia o sulle nostre coste quando riescono ad arrivarci, c'è un grande piano di risanamento sanitario, della denutrizione, delle malattie endemiche. Sono partiti dalla Cina perché loro si muovono così, e non è che dici io non ci vado, arriva l'ordine di servizio, devi andare, perché se lo Stato funziona in quella maniera. 25.000 dottori cinesi il 15 settembre sono partiti per coprire tutta l'Africa subsahariana e dare quel contributo di termini sanitari e di medicinali necessari. Con il cono sur dell'America Latina, prima avevo detto l'Argentina, loro hanno aperto una banca che si può chiamare un fondo monetario regionale in Cina per finanziare e sostenere tutti i paesi del BRICS, compresi quelli del Brasile, Argentina, Cile, che avessero difficoltà nel loro finanziamento a tassi praticamente azzerati. Ad oggi, e chiudo, la Cina con questa operazione, mentre il più grande paese capitalista si chiude, il più grande paese comunista si apre, la Cina controlla, ha influenza sul 61% della popolazione mondiale, i 2/3 del PIL mondiale e i 2/3 della produzione industriale mondiale. In questo scenario c'è l'Europa. E termino in 5 minuti perché? Perché c'è poco da dire. Non per fare la caricatura, non mi aggiungo per l'amor di, anche per la mia vita personale, a fare la caricatura dell'Europa. L'Europa in questo scenario che vi ho descritto ovviamente è protagonista e vittima, o protagonista o vittima a seconda di come si manovra. L'Europa si trova in questa situazione, su questo termine. Ha i grandi vincoli che la stanno paralizzando sul piano della politica, mentre funziona bene l'economia. L'Europa ferma è un'Europa ferma per cause politiche.
non per ragioni intrinseche della propria economia. Perché dici questo? Beh, semplicemente per quattro dati che vi metto sul tavolo, quattro titoli, per vedere che sul piano economico, perché fin qui abbiamo parlato di economia, che cosa c'è da dirgli? Quello che dovevano fare l'hanno fatto. Primo, in questa guerra commerciale dei dazi anche l'Europa è stata colpita. E come ha reagito l'Europa a differenza degli Stati Uniti? Ha reagito ferma nei confronti degli Stati Uniti, ha dazio sui nostri prodotti, ha contrapposto dazi sui loro prodotti, ha mandato Juncker a Washington da Trump alla Casa Bianca e gli ha detto sul mandato dei paesi europei: senti, apriamo un negoziato per vedere di mettere in relazione corretta le nostre esportazioni con le vostre importazioni, e fin quando non si conclude il negoziato congeliamo allo stato attuale le reciproche tariffe, i reciproci dazi. Trump gli ha detto ok, ha fatto la conferenza stampa nel giardino della Casa Bianca, manco stava sull'aereo in decollo che ha annunciato tariffe per il 25%. Però noi abbiamo reagito e siamo al tavolo con gli Stati Uniti fermi. Nel frattempo però abbiamo aperto politiche commerciali corrette con il resto del mondo, congelate quello che Juncker voleva con gli Stati Uniti, l'ha fatto con la Cina, congelate le tariffe di dazi con la Cina, azzerate al 95% con il sud-est asiatico e il Giappone, non ci sono più tariffe reciproche, cioè noi non alziamo le tariffe, le abbassiamo, non siamo per chiuderci ma per aprirci, guardavamo d'Occidente e guardiamo l'Est Oriente, cioè cerchiamo compensazioni. Secondo, nel momento in cui noi subiamo in Europa la Brexit, che vuol dire, al di là del significato politico, anche concretamente la riduzione del conferimento della quota annuale che l'Inghilterra pagava all'Unione Europea, abbiamo mantenuto per il periodo 2022-2027 inalterato il finanziamento ai fondi strutturali europei, 1.725 miliardi del bilancio europeo. Questi 1.725 miliardi però hanno anche questa volta due caratteristiche interessanti, importanti, che dovremmo essere capaci di coglierli. Primo è che mettono al centro come progettistica per accedere a quei fondi ovviamente i vari capitoli, fondo sociale, fondi strutturali, ma mettono, fondo agricolo, ma mettono al centro l'economia circolare, quindi finanziano con maggiore capacità di spesa progetti che si ispirano all'accordo di Parigi e all'economia circolare dentro un'idea di sviluppo sostenibile. Secondo elemento che a noi dovrebbe interessare molto, non più sul piano della cultura industriale, ma sul piano pratico, hanno messo al centro, modificando le quote di partecipazione finanziaria, di compartecipazione, di cofinanziamento, due capitoli, immigrazione e sicurezza, spostando su questi due capitoli il cofinanziamento non 50-50 ma 60 a carico dell'Europa, il residuo 40 a carico degli stati. Con questa operazione, siccome tutta il grosso del bilancio dei fondi strutturali del quinquennio precedente sono andati più ad oriente dell'Europa che a sud dell'Europa, mettendo al centro immigrazione e sicurezza, spostano quest'asse del bilanciamento del finanziamento più verso il sud dell'Europa e meno verso la parte dell'Europa orientale. E in più hanno inserito per l'accesso ai fondi un paio di criteri che sono significativi, e cioè che tu, quando chiedi fondi strutturali, devi essere uno Stato membro dell'Unione Europea che rispetti i diritti umani e le regole democratiche. E da questo punto di vista hanno aperto con l'Ungheria di Orban formalmente nel Parlamento Europeo il percorso sanzionatorio. E adesso, come avete visto, lo stanno aprendo con la Polonia.
qui a me bolle il sangue e mi fa un dispiacere enorme dirvelo, perché nel processo sanzionatorio nei confronti delle politiche di destra radicale, estreme, fascista, xenofobe di Orban, il Parlamento italiano, come voi sapete, ahimè, ha votato un ordine del giorno contro il percorso sanzionatorio deciso dal Parlamento europeo. Con il che mi viene in dubbio, l'incontro di Milano non era un incontro di partiti, ma era un incontro tra due stati. Qual è l'effetto e il danno che procura? L'effetto e il danno che procura è che questo percorso sanzionatorio nei confronti dell'Ungheria per violazione dei diritti umani e delle regole democratiche, questo percorso, può essere approvato dal Consiglio europeo con la maggioranza qualificata. Con lo spostamento dell'Italia a favore di Orban si forma una minoranza di blocco data dai quattro paesi di Visegrad più l'Italia, che impedirà di sanzionare le politiche di violazione dei diritti elementari che avviene in quel paese. Quindi tra pili con l'Europa? L'Europa che cos'è? L'insieme di paesi. Cammina o si ferma a seconda dell'orientamento dei paesi. In questo caso si ferma e si ferma male proprio nel momento in cui l'Europa vuole spostare a sud l'asse dei finanziamenti e noi sosteniamo quelle economie che invece fanno una politica esattamente contro i nostri interessi. Terzo, Brexit. L'Europa sta tenendo botta. Bene. Sta tenendo botta bene, deve farlo, intendiamoci, perché evitare che sia un contagio, perché secondo come si conclude quel negoziato uno può dire vedi si può fare, tanto si guadagnano anche delle cose. No, si tiene botta molto ferma. A Salisburgo, nell'incontro della settimana passata, la signora se n'è tornata in Inghilterra scornata, perché è venuta lì con una proposta da faccia tosta, non lo so come, la faccia, una certa faccia di folla, si direbbe in qualche parte d'Italia, perché ha detto: sapete che cos'è? Facciamo un accordino, usciamo da, perché mai scade il 29 di marzo, finisce il percorso, o dentro o fuori, facciamo un accordino. L'accordino è sostanzialmente è che ci lasciamo uno spazio per il libero accesso delle nostre merci sul mercato interno inglese e non mettiamo la frontiera fra Inghilterra e Irlanda. E giustamente tutti i paesi europei, tutti i 27 paesi europei, questo piano si chiama piano di Cherberg, c'ha la villa, la signora c'ha la villa in Inghilterra, in campagna, una località che si chiama così, lo dico perché lo sentirete nei prossimi giorni, e ha fatto una riunione del Consiglio dei Ministri a casa sua e ha varato queste proposte con cui si è presentata a Salisburgo, che gli hanno detto no, torna indietro, perché l'Europa ha quattro libertà, non ce n'ha una delle merci, per accedere al mercato interno la libera circolazione sono merci, capitali, servizi e persone. Secondo, se tu esci con l'Irlanda alzi la frontiera, perché l'Irlanda è Europa, è Unione Europea. Se tu rompi con tutta Europa, ce l'hai col Belgio, l'Olanda, la Danimarca e l'Irlanda. Non è extraterritorialità perché parli la stessa lingua, non funziona così. E lei è tornata, adesso e lei è un po' nei guai. Perché subito sulla base di questo schiaffo in faccia che ha ricevuto, lei ha detto: oh, cattivo accordo, non si può fare, facciamo nessun accordo, no deal, nessun accordo. E noi saremo la Singapore del futuro, un paradiso fiscale di tutto il mondo, così avremo il futuro davanti a noi. No deal. Il partito Labour si è riunito a Liverpool, ha fatto il congresso, ha detto: ah signora, se è no deal noi votiamo contro al Parlamento. E siccome occorre la maggioranza qualificata, il referendum confermativo finale, il voto contro annunciato da Corbyn alle conclusioni del congresso di Liverpool vuol dire che non passa. Se non passa, cade il governo e ci sono le elezioni. E siccome i sondaggi dicono che gli inglesi oggi voterebbero tra il 58 e il 62% per dire che caspita abbiamo fatto a uscire, è chiaro che Corbyn tira molto di là.
un pezzo del partito conservatore farà il congresso nei prossimi giorni e gli dice rifacciamo il referendum, nel senso mettiamo al referendum l'esito che c'è, no deal, per vedere se gli inglesi poi alla fine accettano o non accettano questo percorso. Ma dal punto di vista di dove andrà a finire questa vicenda lo vedremo, dal punto di vista concreto è che l'Europa tiene botta con gli Stati Uniti, ha varato un bilancio sostanziale fino al 2027, tiene botta con Brexit e economicamente non va male, nonostante le tariffe e i problemi che ci sono. Il tasso di crescita previsto per il 2018 è del 2,1% nell'Eurozona, 2,0 per la Germania, 1,8 per la Francia, 3,2 per la Spagna. La Grecia è uscita conclusivamente con un tasso di PIL del 2,4% quest'anno dagli aiuti, è tornata una nazione che riesce anche finanziariamente a commerciare con il resto del mondo, è risanata. E la Banca Centrale Europea, a differenza della Federal Reserve, ha annunciato nell'ultima riunione di settimana, 10 giorni fa, che il tasso di interesse europeo sarà zero fino all'estate 2019. Draghi di più non può dire, lì scade il suo mandato, quindi non... cioè noi teniamo un'economia espansiva monetaria a differenza di quella americana, e ha annunciato ovviamente il phasing out, cioè la parte di uscita dal quantitative easing. Attualmente da ottobre a gennaio, gli ultimi 4 mesi, 15 miliardi di acquisti mensili, però nel frattempo ci ha comprato 314 miliardi di debito italiano, questi 3 anni, 314 miliardi, che ci ha fatto risparmiare 60 miliardi di interessi passivi, 20 miliardi all'anno il risparmio. Siamo scesi a pagare sul tasso di interessi complessivi 60 miliardi all'anno su 82-83 che pagavamo prima del quantitative easing. Se poi abbiamo utilizzato bene o male questi 60 miliardi risparmiati, lasciamo alla coscienza di Dio, però così siamo. Cioè nei nostri confronti l'Europa, anche dal punto di vista delle politiche economiche e finanziarie di sostegno, è stata questa. Perché si ferma l'Europa? E qui termino davvero. Per due ragioni. Primo, perché la spinta propulsiva è tutta politica, non economica. L'austerity, lasciate perdere queste stupidaggini, fiscal code, cretinate, non ci sono. Le sanzioni non ci sono. L'Europa non è una matrina che ti dà i voti e ti boccia e devi ripetere la prima elementare. Ci sono. È ferma. Economicamente è solida e ferma sul piano politico. Perché? Perché sono successe due cose. La prima, maggio dell'anno scorso, sembrava New Deal, perché dopo che la Brexit, dopo che Trump vince a novembre in Stati Uniti d'America 2016, 2017 due controreazioni europee, in Olanda non sfonda il partito della destra radicale e si conferma il governo uscente liberale, e poi ancora di più ad aprile e maggio grande scontro che vince un programma pro Europa, di là del personaggio, ma vince su una campagna elettorale fatta sull'Europa contro l'altra che era fatta sul sovranismo, e vince, e lì c'è una spinta formidabile, un vento verso l'Europa. E tutti, anch'io l'ho detto qua, aspettavamo settembre un anno fa, la Germania, sempre 100 anni fa, la Germania, perché la vittoria della Merkel avrebbe rafforzato questa spinta verso l'integrazione e lo sviluppo dell'Europa, di un mondo che si chiudeva. E invece a settembre in Germania questo non è avvenuto. Il governo tedesco e la Merkel ne è uscita indebolita, la spinta per l'Europa si è affievolita. E come vi ho detto mille volte, però ripetita Juvent, l'Europa è 27 paesi più l'Inghilterra, ma il consiglio di amministrazione e il pacchetto di maggioranza azionaria lo hanno 3 paesi usciti dall'Inghilterra: Germania, Francia e Italia. Germania e Francia insieme hanno un PIL corrispondente al 49%. 50% del PIL europeo complessivo. Con l'Italia saliamo al 62%. Questi 3 paesi
hanno il pacchetto di maggioranza azionaria, sono il consiglio di amministrazione. Tutti gli altri 24 paesi si dividono il restante 38% di ricchezza. Quello che decidono questi paesi dà la direzione di marcia, dà la forza di propulsione. Ma nel momento in cui la Francia vince, la Germania si indebolisce e noi giochiamo contro, voi capite che l'Europa si ferma. Esattamente così. Cioè noi che abbiamo il pacchetto di maggioranza relativa, abbiamo il posto nel Consiglio di amministrazione dei tre posti, votiamo contro il Consiglio di amministrazione e contro il nostro pacchetto azionario. Così è. E l'Europa si ferma. Certo, che come fa a camminare? Cioè la Francia, 28 paesi, non se li porta dietro. Non ha la forza economica, il PIL per poterlo fare. Più, questo è un. Due, è perché poi nei 27 paesi che compongono l'Unione Europea, sempre sul piano politico, elezione dopo elezione, tutti i governi hanno incorporato crescente instabilità nei confronti di una politica apertamente filoeuropea. Se voi guardate la situazione reale di tutti i paesi, tutti i governi, l'Italia no comment, no? Ce l'abbiamo sotto gli occhi. La Germania ha avuto una crescita importante della CSU, dell'Alternative for Deutsch, che ha indebolito fortemente l'asse di governo risicato tra la CDU e l'SPD. In Spagna non è così, però il governo attuale in Spagna è un governo non legittimato dal consenso popolare, perché è subentrato sui disastri giudiziari del governo Rajoy, quindi non ha una forza legittimata per potersi spingersi col cuore oltre la siepe. Voi sapete che sull'immigrazione sta facendo tanto in alternativa al nostro, sul versante di una certa idea di politica, di cultura, di etica, ma non ha grande forza. Se lasciamo i paesi orientali che subiscono un'involuzione terribile, in Svezia avete visto quello che è successo. Cioè, non c'è stato lo sfondamento dei democratici, della destra radicale, si chiamano così i democratici, va a sapere perché, si chiamano così però, della destra radicale, sono fermati al 17%. Il partito uscente di governo socialista liberale confermato ha perso, ma ha avuto il 28% dei suffragi. In mezzo c'è il partito moderato che ha preso il 21%. È chiaro che con questi tre blocchi è difficile formare un governo perché hanno posizioni differenti. Però che cosa hanno fatto? Cosa è successo concretamente? I primi atti, tre giorni fa, che il centro moderato si è unito alla destra radicale e ha votato contro il governo e l'ha messo in minoranza. Il governo uscente di Loftan. Quindi tutti i governi europei sono instabili e hanno crescentemente un'instabilità che, per quello che riguarda essenzialmente il futuro dell'Europa e le politiche europee. E allora in una situazione del genere, e termino, davvero tutto si gioca, molto si gioca tutto, mai essere troppo, molto si gioca a maggio, le politiche europee. Molto si gioca lì, perché lì siamo, guardate, la posta in gioco, sapete qual è, la dico così in termini molto banali per semplicità, la posta in gioco è questa: nel momento in cui è in atto nel mondo una guerra commerciale fra grandi potenze, dov'è il luogo del sovranismo in Europa? Questo è il quesito. Se tu vuoi competere tra grandi potenze in una guerra commerciale, il sovranismo sta in Europa, l'Europa è l'unico luogo del sovranismo possibile per il nostro futuro, per giocare la partita con le grandi potenze, o la disintegrazione dell'Europa e il ritorno degli stati nazione e quindi di guerra contro guerra, nazione contro nazione. E questa è la posta in gioco. E quindi la sovranità non più a livello sovranazionale, ma Portogallo per il Portogallo, Grecia per la Grecia, l'Italia per... e via così. Così si fa una guerra commerciale? Così si affronta il nostro futuro? Questa è la posta in gioco. Come si attrezzano sulla posta in gioco le forze politiche? Termino su questa nota. Il Partito Popolare Europeo farà il congresso il 7-8 novembre a Helsinki. Si sta muovendo su questo obiettivo.
con questa operazione ha messo in campo un candidato, si chiama Manfred Weber, è della CSU bavarese, tedesco ovviamente, con un'operazione politica nella quale, guidata dalla Merkel, nella quale si sposta a destra l'asse politica europea, perché nel PPE ci sono molti partiti della destra radicale, compreso Orban. Si preferisce spostare a destra l'asse per tenere dentro politiche, governi e stati anti-europei, in maniera tale da poter poi rappresentare tutti e non averli fuori. Questa politica in atto dal PPE ha ovviamente riflessi sull'Italia. Non credete mica che il nuovo presidente della RAI nasce per un pentimento. Non crederete mica che le elezioni e le liste e gli accordi e le alleanze per le prossime elezioni amministrative nasca per un recepimento. Non credete mica che Berlusconi si candida al Parlamento europeo improvvisamente perché non sa che fare, perché il Monza è troppo piccolo, il Milan lo interessava un po' di più, la squadretta lo interessa un po' di meno. No, è in atto in Europa un'operazione politica di riavvicinamento tra le grandi forze conservatrici e le forze più di destra, fino al limite della destra radicale. Questa grande alleanza può avere effetti, come dimostrano i fatti che stanno avvenendo improvvisamente anche nel nostro paese, anche perché, come è stato sotto gli occhi di tutti confermato esplicitamente, con la legge elettorale attuale, con l'attuale legge elettorale e con il peso che ha assunto il partito della Lega dal punto di vista elettorale, non arrivi al 37%, ma lo superi facilmente. E la tentazione di fare anche in Italia dopo maggio una cosa omogenea al quadro europeo è una cosa che sta in piedi. Se poi, come si dice in questi momenti, ma qui è una cosa, come si può dire, un pettegolezzo, un gossip, che improvvisamente la Merkel, stufa del suo declino, dalla instabilità tedesca, sia lei a un certo punto la candidata del Partito Popolare Europeo a dirigere l'Europa, e questa operazione acquista un peso più di quello di Manfred Weber. Ma questo è il gossip ultimo di Bruxelles. Sapete cos'è? Davanti all'ultimo schiaffo che ha subito la Merkel, gli hanno tolto pure il suo portavoce al Parlamento con un voto contrario, ha detto: sono stufata. Due, il Partito Socialista Europeo che sta facendo invece? L'altra grande forza, no? Perché uno fa il tifo, descrivo l'altra grande forza, che sta facendo? Sta facendo un'operazione nella quale si cerca di costruire un cartello democratico, chiamato cartello progressista. Quindi da qua il PPE con questa operazione, di qua un cartello progressista. Il cartello progressista come sarebbe composto? Allo stato attuale, ad oggi, prima di ottobre, lo vediamo insieme, da tutta la famiglia aderente al Partito Socialista Europeo, allargata in una filiera che arriva a Ciudadanos in Spagna e a Siriza di Tsipras in Grecia, con una forma di alleanza elettorale con En Marche in Francia. Quindi uno schieramento che si muove in questa maniera. Anche questo schieramento ovviamente, come il primo, va seguito, perché anch'esso può avere effetti sulla politica e sugli assetti nazionali, se capissimo a un certo punto qual è la collocazione internazionale del secondo partito che con la Lega forma il governo, da che parte si schiera in Europa, che li ha già. Però questo è il cartello progressista, è quello che si sta costruendo. Ovviamente va seguito tutto in questa maniera. I giochi non sono fatti, ultimissima cosa, avviso ai naviganti, non sono fatti per due ragioni. Da qui a maggio avvengono due fatti nel mondo,
che possono avere un'influenza positiva o negativa sull'orientamento e la cultura, la testa politica che ciascuno di noi avrà a maggio del 2019 quando andrà a votare. Due fatti avvengono nel mondo sul piano politico. Primo, come finisce la Brexit? Viene prima.